Buonasera, mi chiamo Luca Bonini, sono nato il 9 marzo 2003 a Massa e vivo ormai da quando sono nato a Marina di Massa. Ho iniziato a giocare a calcio all'età di 7 anni, dove ho passato un mesetto e mezzo alla Tirrenia per poi passare subito al Poggioletto, dove ho passato 4-5 anni, per poi andare a Spezia. Ho giocato a Spezia per 2 anni e sono poi andato alla Carrarese. Ho passato 3-4 anni alla Carrarese fino ad arrivare a Capezzano per un anno, circa un anno e mezzo, e poi sono arrivato alla Massese. Ormai è il quarto anno che sono qua a Massa. Ci dici il ruolo specifico Sì, che hai? gioco centrocampista, mezzala, posso fare anche la mezzala, sì. Più che altro occupo tutti i reparti del centrocampo, però preferisco giocare mezzala, sì. Diciamo che una delle tue caratteristiche è proprio la versatilità. Sì, dai, posso occupare più ruoli, anche se poi, come ho già detto, preferisco di gran lunga la mezzala, però in caso di emergenza posso essere anche occupato in altri ruoli. Anche te sei uno dei confermati, quindi insomma hanno creduto nelle tue capacità perché pensi che ti abbiano confermato o perché magari te l'hanno detto, cosa ti hanno detto quando ti hanno confermato? No, non me l'hanno detto, però penso ci sia stima. Comunque l'anno scorso, soprattutto nella fase finale, sono riuscito a fare buone prestazioni. Credo sia questo che ha convinto il mister a riconfermarmi. Mi sembra che verso la fine del campionato, ma anche prima, il tuo ruolo te lo sei ritagliato perché insomma presenze ne hai fatte parecchie. Sì, diciamo. Da gennaio in poi sono riuscito a mantenere, diciamo, una certa continuità, soprattutto a livello di presenze, sì. Qualcosa ti è mancato è il gol che insomma in passato hai trovato. E diciamo che per una promessa per questa nuova stagione che dovresti farti personalmente, magari è quella di provare a gonfiare qualche volta la rete. Sì, certo, tra i vari obiettivi che comunque mi pongo sempre a inizio anno, direi che sicuramente oltre a quello delle presenze, poi soprattutto a livello di squadra, penso che il gol sia tra questi, diciamo anche a livello di numeri, dai. Come già detto, quest'anno la squadra dal punto di vista dell'organico è molto ben costruita, quindi avrete tutti da penare per guadagnarvi il posto. Soprattutto a centrocampo, mi sembra quest'anno il centrocampo della Massese sia veramente da categoria superiore. Sì, certo, diciamo, il direttore, poi vabbè, il mister ha creato una squadra numerosa in cui ci sono molti giocatori che possono occupare anche diversi ruoli, e quindi ogni ruolo, a partire dalla difesa, anche la porta fino all'attacco, penso che a due o tre giocatori comunque non rimaniamo mai, non ci sono mai posti vuoti, diciamo che. Comunque sarà difficile quest'anno perché ci sono tanti giocatori poi anche bravi che possono occupare più ruoli. Però comunque è importante perché una squadra che ha degli obiettivi deve anche avere un organico importante. Lo scorso anno la Massese si è salvata un po' per il rotto della cuffia, quest'anno cosa pensi che possa succedere? Vabbè, dai, questo non sta a me dirlo, però dico che Allora cosa comunque. speri? Certo, dico che comunque, come ho già detto, l'organico è un bell'organico, quindi noi ce la metteremo tutta per far sì che non finisca, che non finiamo a salvarci come l'anno scorso, ma a fare sicuramente un campionato diverso. Una domanda che ho fatto a tanti tuoi compagni. Tra tutti questi nuovi che sono arrivati quest'anno, chi è che ti ha in un certo modo impressionato, interessato? Vabbè. Ci sono giocatori che sono arrivati anche da categorie superiori, parlo di Tiziano, Andrea, Antonio Brizzi, poi precisamente tutti non lo so. Comunque penso che ora un giocatore specifico non te lo so dire, però a livello il centrocampo secondo me è ben coperto, sono arrivati dei buonissimi giocatori, anche sull'esterno, gli attaccanti esterni sono molto bravi. Fai una promessa, quanti gol speri di fare questa stagione? Visto che abbiamo detto che insomma devi cercarne di più.
spero di farne più di uno, dai, diciamo. Ora, il numero specifico non lo voglio dire, dai. Hai dato un'occhiata più o meno alle rose delle altre squadre? Qual è quella che potenzialmente secondo te potrebbe essere una che un paio almeno che possano puntare magari alla vittoria finale? Diciamo che ho sentito parlare bene del Tutto Cuoio, poi anche il Camaiore ha fatto una grande squadra, ci sono giocatori che hanno giocato con noi in passato che sono molto, molto bravi. Credo Camaiore e Tutto Cuoio sono delle belle squadre, poi le altre non le ho viste di preciso. Benissimo, ti ringrazio e ti faccio gli auguri. Grazie, arrivederci.